Volendo esprimere un sentimento nei confronti di questa squadra e magari abbinarlo ad un aggettivo, viene quasi spontaneo aggiungere allo sconforto che si vive in questi frangenti quel senso di commiserazione che si prova quando sostanzialmente si ha contezza delle proprie forze e dei propri limiti. Ecco perché quanto detto per telefono alla nostra emittente e dall'amministratore delegato Gianni Brenna, oltre a farci riflettere, deve consentirci di guardare al futuro con ottimismo, se non altro perché sono pochi coloro che in queste circostanze si assumono responsabilità e vengono allo scoperto consapevoli di aver sbagliato in qualcosa e quindi con le idee chiare in prospettiva. A tal proposito, ieri la dirigenza ha incontrato l'allenatore e non con l'intento di epurarlo, scelta drastica usata quasi ovunque in questi casi, che spesso lascia il tempo che trova, ma con l'intenzione di capire gli eventuali sbagli e cercare di correggerli prima che sia troppo tardi, perché anche se i numeri sono terribilmente drammatici, si possono ribaltare attraverso una condotta più attenta e speriamo più concreta. E i limiti tecnici possono essere colmati con la grinta, la determinazione, la cattiveria, ma anche il coraggio di chi non ha più nulla da perdere, semmai solo da guadagnarci. Ci aspettiamo una svolta e crediamo che tutto bisogna fare tranne osservare la classifica e fare previsioni in merito alle gare che mancano da qui alla fine del girone di andata. Non porsi quindi obiettivi numerici e pensare partita dopo partita come se fosse l'ultima e quella decisiva. Da cosa partiamo, mister? Dalla vittoria, che ci rende felici perché ottenuta con carattere e determinazione contro eventi negativi, passando in svantaggio, recuperando il risultato, giocando bene per un buon tratto di primo tempo, giocando di rabbia, di determinazione, di aggressività nel secondo tempo. Potevamo fare meglio forse nel secondo tempo quando siamo rimasti in superiorità numerica nel gestire la palla, però la squadra ha fatto una grande prova di carattere in una situazione obiettivamente difficile, però siamo contenti. Un Brescia molto orgoglioso del quale essere orgogliosi stasera per come ha reagito. Sì, no, la squadra ha combattuto, ha lottato, non ha ceduto metri contro una squadra che pratica un bel calcio, nonostante la sua posizione in classifica. È una squadra che nella prima parte della gara ci ha fatto un po' soffrire perché non riuscivamo a tenere bene le distanze, però quando abbiamo accorciato le distanze abbiamo fatto molto bene e creato molte opportunità per passare in vantaggio. Questa vittoria cambia un pochino anche le prospettive, vi toglie dalle secche, si può cominciare a respirare un po' di più. Sì, però è inutile guardare tanto la classifica adesso, bisogna essere molto concentrati sulla prossima gara e quindi pensiamo a fare risultato a Trapani. Iaconi nella sua squadra ha trovato quella cattiveria e quella grinta giusta che vorremmo tanto trovasse anche Drago nei suoi ragazzi, però bisogna saperle anche trasmettere e speriamo che il ritiro e il silenzio stampa che continua del Crotone siano fautori di buone novelle.